Adriano Prosperi, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per anticipare, seppure nella brevità di questa conversazione, l'incontro che lei avrà al Festival Filosofia a Modena venerdì 17 settembre alle 11.30 sul tema Libero o Servo Arbitrio, dalla libertà religiosa alla libertà politica. Ricordo ai nostri ascoltatori che Adriano Prosperi è professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa e membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Il suo nuovo libro è Tremare umano, una breve storia della paura, ma anche un libro uscito da Einaudi, Un tempo senza storia, la distruzione del passato. E ovviamente questi due libri attraversano anche il tema che lei presenterà al pubblico di Festival Filosofia, Libero o Servo Arbitrio. Io direi, professor Prosperi, di cominciare proprio dalla definizione di servo arbitrio, perché qui la definizione di servo arbitrio necessariamente deve essere chiarita come concetto filosofico e, se vogliamo, anche teologico, ma soprattutto filosofico. Sì. La definizione è un titolo, in realtà risale a Sant'Agostino nella sua fase, diciamo, di polemica contro Pelagio, contro il pelagianesimo, ed è una definizione che resta poi fissa nella tradizione filosofico, soprattutto teologica, naturalmente, cioè entra nel grande canale, un grande fiume della disputa filosofico-teologica interna al cristianesimo. La si ritrova nel titolo di un'opera, di una voluminosa opera di Martin Lutero, di replica a un libro di Erasmo da Rotterdam che si intitolava Sul libero arbitrio, del libero arbitrio, una risposta tranchant. Arriva tardi, Erasmo era molto inquieto, preoccupato perché non vedeva repliche a questo suo libro, e quando arriva è una vera mazzata che riguarda soprattutto i rapporti fra Erasmo e Lutero, riguarda però più in generale il mondo della cultura umanistica di cui Erasmo da Rotterdam era la figura fondamentale, ma riguarda anche la maniera di pensare della cultura umanistica in materia di libertà umana. L'umanesimo è percorso tra 4 e 500 da una visione molto positiva dell'umanità, l'umanità, de dignitate hominis, il testo fondamentale dell'ottimismo umanistico, definisce l'essere umano come un essere che può, diciamo, aspirare a arrivare alle altezze, al di sopra degli angeli, ma può anche precipitare al di sotto dei demoni. La dignità dell'uomo consiste appunto nell'ascendere, nella volontà di ascendere, e però il suo rischio, la sua collocazione rischiosa è quella appunto che gli dà la libertà di precipitare al massimo del male e libertà anche di ascendere al di sopra del modello angelico. Ora, Erasmo entra su questo terreno, dico rapidamente, insomma, il succo della disputa, entra, come si sa, su questo terreno con molta titubanza. Gli viene spinto da un papa che era molto, vicino alle sue tesi, Adriano VI, appunto, vi si piega a stento, a fatica, però il suo intervento è molto atteso perché ci si aspetta da lui, che porti al trionfo una bandiera cattolica, essendo la teologia, la teologia tomistica dominante nel campo cattolico, ispirata al principio appunto della possibilità per l'uomo di compiere opere meritorie e quindi di guadagnarsi con i suoi meriti
a cui si aggiunge poi la grazia, naturalmente, di guadagnarsi il paradiso. Ci si aspetta quindi dall'intervento di Erasmo, le cui idee umanistiche appunto erano ben conosciute, un colpo di timone alle opinioni dei tanti intellettuali che guardavano a lui, nel mondo italiano, nel mondo tedesco soprattutto. Quindi il suo intervento è atteso, molto stimolato dalle lettere che gli vengono mandate da Roma. Quando esce, diciamo, c'è un respiro di sollievo. Dopodiché però si apre questa fase di grande attesa e tensione di quello che avrebbe detto Lutero. La risposta di Lutero arriva tardi, arriva l'anno dopo. Erasmo è, diciamo, decisamente sui carboni ardenti, ma la risposta è durissima. Il libro è uno dei più grossi e dei più duri, vero, di uno scrittore che certamente non era, come dire, pronto a titillare l'orecchio dei suoi ascoltatori. Era duro di carattere e duro nelle sue posizioni teologiche. E il titolo è appunto quello agostiniano, De servo arbitrio. L'uomo non può compiere opere buone, chi sostiene il contrario è un pelagiano, e da allora in poi infatti sui cattolici graderà la definizione di pelagiani, ed è assolutamente escluso che lui si possa meritare qualcosa. Quello che gli accade perché Dio lo salva o lo danna. Dio gli ha dato la grazia perdonando, la redenzione di Cristo è l'opera che ha salvato la vita eterna a tutti i cristiani, basta che l'accettino, basta che si pieghino alla considerazione della loro miseria, riconoscano la servitù al male che è implicita nella loro stessa natura, e quindi non cerchino di meritarsi qualcosa, perché loro farebbero come i farisei del Vangelo che si gloriano delle loro opere. Il cristiano è totalmente creatura maledetta e ripudiata, salvata dalla redenzione di Cristo. Ora, su questo Erasmo replicò, ma insomma la polemica poi finì in maniera molto, tutto sommato, in maniera molto deludente per tutte e due, perché Erasmo finì col prendersi degli insulti da parte dei cattolici che non credevano al suo distacco da Lutero, lo accusavano di avere lui, allevato dalle uova del male, vero? Lutero, Erasmus Luterizzat, Erasmo ha posto le uova e Lutero le ha covate. E da parte del mondo della riforma il filone di simpatia verso la cultura umanistica che è rappresentato da Melantone, che diventa poi il maestro della cultura tedesca dopo Lutero, recupera il filone della tesi della positività dell'operare umano. Quindi lo stesso Lutero finisce con l'essere emarginato dal filone maggiore del mondo della riforma. Va detto tuttavia che c'è una osservazione da fare che è emersa soprattutto nelle discussioni che tra 8 e 900 sono nate nel mondo della riforma protestante, con l'abbandono della vecchia tradizione teologica del liberalismo religioso che si era affermata soprattutto a partire dal Settecento, e col ritorno all'interpretazione dei testi, all'interpretazione filologicamente corretta dei testi, quando la tesi luterana della malvagità umana connaturata e della servitù dell'arbitrio umano ha ritrovato spazio e ha colorato in qualche modo una parte della cultura tedesca che soltanto nel secondo dopoguerra si è modificato. Pensi che nel centenario 2017 dell'anno importante della riforma, vero, l'anno della tesi sulle indulgenze, l'intero, il centenario che viene ricordato dal 600 in poi nel mondo della riforma, la chiesa luterana tedesca ha emanato un documento in cui il merito di Lutero è quello di avere guadagnato la libertà
ai cristiani, una libertà che nel mondo attuale si esprime soprattutto nella capacità della, come dire, dell'umanità di fare il bene, quindi di fare delle opere, di guadagnare quindi la libertà dal bisogno, quindi per esempio la possibilità di emettere, far circolare denaro in aiuto dei popoli poveri, appartiene quindi alla tradizione di Lutero, quindi c'è un recupero di un Lutero buonista, per così dire, in chiave di neoliberismo, insomma, per una definizione che significa tante cose, il contrario di tante cose, ma insomma in questo caso la si può ancora usare. Questo è il percorso a grossissime campate di una questione che in realtà ha una dimensione, come è ovvio notare, una dimensione non solo teologica ma filosofica. E infatti il problema è che mentre Erasmo si muove su un terreno tradizionalmente umanistico e ci racconta nel suo scritto la favola bella, vero, di un Dio umano, benefico, che guarda l'uomo come un uomo adulto guarda un bambino che non si sa ancora muovere e lo invita a raccogliere un pomo, vero, che gli pone davanti, glielo pone, glielo indica. Poi lo aiuta anche, magari gli porge una mano perché possa arrivare a raccogliere questo pomo. Quindi è un Dio che salva, aiutando moltissimo l'essere umano, perché è un Dio buono. Non corrisponde a questo, e questo spiega la totale frattura fra i due, il Dio di Lutero. È un Dio terribile, incomprensibile, che ha la totale potestà su tutta la realtà umana, e quindi davanti a questo Dio teologicamente l'uomo è nulla. Tuttavia, un aspetto che non è stato abbastanza spesso messo in luce, tuttavia questo vale dal punto di vista teologico per Lutero come teologo, dal punto di vista della società umana. Lutero non ha mai negato la possibilità per l'uomo di essere buon suddito, obbediente, praticare bene le regole della condivisione, vero, nella civiltà in cui vive, e quindi c'è uno Stato moderno con una sua società che nasce sotto l'impulso di un capo religioso che vede con grande favore, vero, l'attività buona della società cristiana, il principe cristiano come protettore del suo popolo, come colui che dà al suo popolo tutto quello che gli può dare, gli dà biblioteche pubbliche, gli dà lavoro, vero? E nell'ambito di questo Stato perfino il boia, l'uomo più maledetto ed esecrato della tradizione cristiana, l'uomo che doveva vivere fuori dell'abitato comune perché era maledetto da tutti, ecco, il boia diventa un buon cittadino, un buon dipendente, c'è addirittura un personaggio che è passato alla storia proprio per l'esattezza e la precisione con cui svolgeva il suo compito di tagliare le teste, ed era naturalmente un buon luterano. Quindi la dimensione terrena del pensiero di Lutero è una dimensione in cui l'uomo compie azioni positive, segue le buone leggi, è obbediente ed è creativo. C'è invece una dimensione dell'aldilà, di quell'altro mondo, appunto, rispetto al quale l'uomo non può assolutamente fare niente. Se crede di meritarsi qualcosa, allora vuol dire che è dannato. Una lunga storia, naturalmente, su cui poi le discussioni successive a partire dal Settecento innesteranno un dibattito nuovo, vero? Un dibattito nuovo che però è ancora attuale e dal quale ancora ci muoviamo, cioè appunto il problema di che cosa si possa fare da parte umana se si è liberi oppure se non si è liberi, di che natura sia la libertà nostra, la libertà dei moderni. C'è un confronto tra la libertà dei moderni e la libertà degli antichi, che sarebbe un tema bellissimo da affrontare adesso, perché che nasce e viene, come dire, elaborato nelle discussioni che arrivano fino alla Rivoluzione francese e fino al primo Ottocento, quando nel reflusso della grande costruzione napoleonica la questione dei limiti del potere dello Stato per lasciare libero il cittadino è materia di intensa discussione che poi rifluisce su di noi.
influisce su di noi, diciamo, posti al di là dell'11 settembre, a riflettere sul problema se sia possibile, ovvero essere liberi o se sia invece servi. Ecco, lei ha citato l'11 settembre, professor Prosperi, sì. E credo che in questa storia, dalla vittoria della libertà religiosa in un certo periodo storico che diventa poi un passaggio utile per la condizione fondamentale della libertà politica. Oggi come oggi queste parole che lei ci ha fatto ascoltare, parole che arrivano dalla storia e che nella proiezione, nella prospettiva del tempo storico risuonano ancora oggi, perché oggi quando parliamo di libertà, quando parliamo di guerra, quelle parole sono molto importanti. Lei ha citato l'11 settembre, oggi in che modo quelle parole, pensando a quello che è successo 20 anni fa proprio in questi momenti, come, in che modo risuonano queste parole? Risuonano come un avvertimento terribile a farci riflettere su 20 anni spesi invano nel tentativo di imporre la libertà con gli eserciti. Risultato un fallimento, è stato, come dire, con la violenza non si può imporre niente, è una questione che si propone anche alla nostra vita di cittadini del paese Italia davanti a una, diciamo, una questione infinitamente meno importante, ma che però ha i suoi aspetti teorici, diciamo, di notevole importanza. Cioè, si può imporre ai cittadini una limitazione nelle loro libertà? Io credo che gran parte della polemica che è nata anche sul piano giornalistico sia una polemica sbagliata che, diciamo, prende di mira soprattutto, diciamo, questa maniera di procedere a spizzico di un governo zoppo, vero, il quale individua delle categorie, impone loro dei doveri, limita i loro movimenti, invece di procedere come lo Stato liberale dell'Ottocento, che nella legislazione, nel codice italiano, impose tranquillamente l'obbligo della vaccinazione. Allora la vaccinazione antivirusa, era stato scoperto il bacillo, ovvero della peste nera, eccetera eccetera, e allora però, come dire, fu un obbligo imposto per legge a tutti e da tutti accettato, come si accetta, vero, la legge in un paese, diciamo, che viene governato secondo diritto, e oggi non si riesce a fare questo passo per le complicazioni e le contraddizioni alle ben note, come a tutti, appunto, del consenso parlamentare che si è costruito intorno ad un governo nato di necessità, eccetera, eccetera. Ecco, però appunto il problema rimane lo stesso, non si può imporre a qualcuno qualcosa. Non si può imporre alla donna che vuole abortire, per esempio, l'obbligo, tutta una serie di obblighi che ne sminuzzano il potere, le impongono di riflettere, eccetera, eccetera. Poi lei non troverà il medico perché il medico ha fatto obiezione di coscienza, e tutte le complicazioni che svuotano quello che appunto dovrebbe essere concepito come un diritto e non come una concessione. Quindi il problema è nella differenza fra il governo del diritto, il paese il cui vero sovrano è la legge, una formula che appartiene alla Costituzione americana, ma insomma è una formula da realizzare ogni volta in condizioni determinate e precise. Il governo della legge, diciamo, è il governo supremo che un popolo può accettare, altrimenti si va verso appunto il servo arbitrio, verso la diffidenza dei movimenti dei cittadini, si va verso il Leviatano di Hobbes, cioè l'individuo che cede al potere supremo su di lui perché ha paura della morte, e per mettersi al sicuro appunto dalla morte che lo assedia da tutte le parti quando è solo, isolato nella selva del mondo, dà il supremo diritto su se stesso a un sovrano, e nasce così lo Stato Leviatano. Ecco, lo Stato Leviatano è uno Stato da abolire, uno Stato da impedire che si formi. Bisogna che il popolo accetti la legge a cui si sottopone, altrimenti non siamo di fronte
alla libertà dei moderni, che è una libertà dentro la legge, no? Dentro la legge. Penso appunto, anche qui è un terreno che sarebbe molto interessante di confronto fra la libertà dell'Atene di Pericle e la libertà nostra, cioè la libertà dell'Atene di Pericle, come un grande amico mio e filosofo che a Modena era di casa, Remo Bodei, appunto ha raccontato nel suo ultimo libro, era una libertà che era garantita dalla schiavitù, cioè c'è una parte della popolazione della città che lavorava da servi, da schiavi, e diciamo, progredendo nel tempo, al posto degli schiavi dell'Atene di Pericle sono arrivati le classi, diciamo, i lavoratori, vero, l'ultimo gradino della società, quello che deve zappare la terra nei bestiari medievali, diciamo, nelle rappresentazioni medievali della società tripartita. E adesso siamo davanti ad una società in cui il potenziale, vero, di energia disponibile per abolire il lavoro servile, vero, la dipendenza dell'uomo appunto dal potere di un altro perché lui deve lavorare e gli altri no. Tutto questo sarebbe possibile vincerlo perché l'energia disponibile, l'energia diciamo intelligente, meccanica intelligente, potrebbe fare tutto per noi. E tuttavia, appunto, il mondo umano è un mondo complicato in cui come dire, la libertà esiste anche la libertà dell'errore. Mi sembra di capire, professor Prosperi, che dal forti di piegare la volontà dei singoli. Certo, mi sembra di capire, professor Prosperi, che quello che lei ha raccontato anche in un panorama hobbesiano, no? Sulla paura. Hobbes diceva, se ricordo bene, che sua madre lo ha partorito gemello, lui e la paura, però il concetto della paura toglie anche l'orizzonte della storia, no? E oggi come oggi, forse il termine paura è anche un po' esagerato, ma il termine sfiducia, diffidenza sicuramente sono di casa. Ecco, quanto contano queste parole per non veder bene chiaro l'orizzonte della storia? Contano moltissimo e purtroppo appunto il terrore, questo soggetto onnipresente nella società di oggi, il terrore diciamo, nasce nella grande rivoluzione che porta alla libertà, vero? Libertà, uguaglianza, fraternità. E con la libertà nasce anche il terrore, nasce anche l'errore collettivo, la sindrome del complotto, quella sindrome che portava tanti aristocratici o sospetti tali a morire sulla ghigliottina davanti a un pubblico popolare che sentenziava la decisione di farlo morire mentre le donne serruzzavano, eccetera. E quel terrore che nasce allora è un terrore che si ripropone soprattutto in tempi di pandemie, in tempi di epidemie. Seguire, diciamo, l'onda della paura che accompagna dalla peste nera del 300 fino ai nostri giorni, vero? L'attacco di qualcuno che non si vede perché il virus non lo si vede, questo facilita naturalmente il terrore, la ricerca di qualche responsabile umano, di qualcuno che complotta contro di noi perché ci odia, così come nel Medioevo si pensava che gli ebrei complottassero l'avvelenamento dei pozzi dei cristiani. Ecco, quella sindrome della paura dell'altro, dell'altro sconosciuto, dell'altro tuo nemico che tu sai chi è, ma diciamo è difficile poi trovare le prove per dimostrare che è lui, vero? E te lo inventi perché appunto è il terrore che ti fa ragionare in questa maniera, è questa paura. Ma per questa paura bisognerebbe rileggersi l'opera di Alessandro Manzoni, appunto, che parla della colonna infame. Ecco, Manzoni è stato il più lucido osservatore di come si forma in un regime di terrore. Lui pensava proprio alla Rivoluzione francese quando ha scritto questo libro. Del regime di terrore che nasce e quando è nata non è più possibile combatterla, bisogna prevenirla, bisogna procurare a distanza di tempo, vero, che non si pongano le premesse perché scoppi il terrore, ma una volta che la sindrome si è diffusa, è nata e si è diffusa, la società soffre
terribili, terribili rovine, perché da questa paura di massa che trova, appunto, individua un nemico sconosciuto, gli dà il volto di un altro che vive accanto a lui e procede alla giustizia sommaria, questo terrore che governa la società, diciamo in qualche modo una presenza normale come i virus nella società di massa, nella società democratica, nella società di massa, nella discussione, nella circolazione delle opinioni e nella circolazione delle ossessioni. Io vorrei ricordare agli ascoltatori i suoi due nuovi saggi, il primo pubblicato da Solferino, Tremare umano, una breve storia della paura, e l'altro libro invece, l'altro saggio pubblicato da Einaudi, Un tempo senza storia, che ripercorre un po' le parole che abbiamo ascoltato poco fa, la distruzione del passato, che cosa significa liberarsi dal peso del passato. Mentre venerdì 17 settembre alle ore 11:30 a Modena, Adriano Prosperi incontrerà il pubblico del Festival Filosofia con il tema Libero servo arbitrio, dalla libertà religiosa alla libertà politica. Ma prima di salutarci, professor Prosperi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, che mi fa compagnia in questi giorni? Ma io sono in realtà una persona molto anziana e che quindi rilegge più che leggere, rileggo dei classici. La lettura più intensa recente è la rilettura della Recherche di Proust, dove, diciamo, rileggendo la distanza di decenni per la seconda volta, ma stavolta nell'edizione critica integrale, quello che colpisce è questa scoperta di qualcosa che non è toccata dal tempo, la memoria involontaria. La memoria involontaria, Gianfranco Contini propose una volta, mi pare, un parallelo fra Dante e Proust. Anche Dante vuole essere vivo tra coloro che, diciamo, vivranno dopo di lui, no? Questo bisogno di essere vivo, rimanere come in un punto di riferimento immobile, grazie alla sua poesia. E Proust ha trovato una formula adatta per la nostra psiche, perché conosciamo come è fatta la nostra psiche, e cioè il riaffioramento involontario di qualcosa che non è stato travolto dall'accavallarsi degli avvenimenti, della trasformazione del nostro corpo, della nostra mente, eccetera, trovare qualcosa che è rimasto fermo lì, un profumo che ancora ti emoziona, un'immagine che ancora è lì ferma accanto a te, ignorando il passare del tempo. Credo che diciamo, buona parte della letteratura che è nata successivamente ha dovuto in qualche modo fare i conti con questo, con questa scoperta, e l'ha fatta in tanti modi. Ecco. E l'ha fatta Proust. Manganelli è un'altra rilettura, ma questo è un altro discorso. Di Giorgio Manganelli che cosa sta rileggendo Adriano Prosperi? Questo racconto, diciamo, i suoi scritti, diciamo, ripubblicati da Adelphi, e soprattutto le sue recensioni di un tempo, questo scritto su di un Manganelli viaggiatore, che è un'immagine, viaggio in Africa, Manganelli, e ne fui molto colpito subito. Era nel momento in cui, diciamo, vabbè, ma non voglio farle perdere tempo, nel momento in cui stava staccando come dire, le ali da terra e lasciava il suo compito svolto benissimo di studioso della cultura inglese e cominciava a scrivere liberamente, a liberare i suoi fantasmi e a creare quello stile inconfondibile, straordinario, e quegli attraversamenti luminosi di cui era capace. Va bene, ma no, questo non grazie bene. Ancora veramente del tempo che ci ha dedicato Adriano Prosperi, ricordando sia le sue opere e ricordando anche l'incontro della prossima settimana al Festival Filosofia. Le auguriamo una buona giornata, a presto. Grazie anche a lei, grazie mille. Grazie.